questo riconoscimento è un riconoscimento importantissimo, non solamente per Ostia Antica, ma è un riconoscimento importantissimo per tutto il paese, perché sono 48 i marchi europei e questo qua è il terzo italiano. Ovviamente è importante, è ancora più importante ora, perché anche quello che racconta di come i popoli uniti comunque possano dare e creare molto di più, ci racconta comunque di un passato che è molto, molto moderno. Noi che cosa che possiamo fare come ministero per cercare di promuovere maggiormente un sito che è un sito bellissimo? Ostia Antica è favolosa, paga lo scotto di essere così tanto vicino a Roma, che è uno dei grandi attrattori, per cui i turisti quando arrivano, magari mediamente si sta 2 notti e mezzo a Roma, un turista, questa è la media delle notti che passa, difficilmente riesce a spostarsi fino a qua, perché in 2 giorni, 2 giorni e mezzo uno non ha visto neanche una piccola parte di Roma. Questo lo dobbiamo fare, dobbiamo lavorarci insieme al turismo. Che cosa possiamo fare? Sicuramente nel PNRR ci sono dei fondi, sono tantissimi e sono quasi tutti destinati a tutti quei luoghi che non sono all'interno dei grandi attrattori, per cui questo è sicuramente uno di quelli. Ora con il direttore sentiremo sia per tutto questo, sia per tutta la questione legata alle scuole, alla promozione, vedere anche come promuovere all'estero un sito e Ostia Antica tutta, che veramente non hanno niente a invidare a molti luoghi molto più conosciuti del nostro paese. E questo lo si può fare anche con la promozione comunque dell'Italia e dei luoghi all'estero, dove magari in quelle nazioni come la Cina, dove abbiamo tantissimi turisti comunque che stanno arrivando e sono turisti a cui dobbiamo in qualche modo, promuovendo luoghi come questo, spiegargli che magari a Roma 2 giorni e mezzo sono pochi, si devono fermare magari un pochino più di tempo. Per Ostia e per tutto il territorio in cui è Ostia, tra l'altro un territorio strategico che va sempre più valorizzato. Ostia a 2 passi da Fiumicino, a 2 passi da Roma, è veramente ancora oggi un centro fondamentale e deve essere appunto sempre più valorizzato, portando sempre più gente qui a Ostia a riconoscere questo luogo che ancora non è conosciutissimo, proprio forse svantaggiato rispetto a grandi attrattori che sono a Roma e che attraggono la maggior parte dei turisti. Ma questo riconoscimento è proprio anche, come dire, deve essere lo stimolo, la spinta a lavorare sempre meglio, a riaprire sempre di più i luoghi della cultura. Qui c'è il bellissimo parco di Porto che va sempre più, deve essere sempre più frequentato. Quindi un bel riconoscimento che risponde alla storia millenaria da un lato, una storia di integrazione, di multiculturalità, ma anche al lavoro che è stato fatto proprio con il territorio, con le scuole, con anche cercando di attrarre i pubblici sempre più diversi, l'utilizzo di lingue straniere, a cominciare dall'inglese, ma non solo, in tutti gli apparati didattici, nelle app. Quindi un bel lavoro, e questo è un riconoscimento che appunto viene fuori da un grande lavoro svolto da chi qui lavora, da tutti i funzionari, da tutto il personale del parco.